10 luglio riusciremo a raggiungere i 10 milioni di somministrazione. Il Presidente della Regione Attilio Fontana ha fatto il punto oggi sull'andamento della campagna vaccinale che in Lombardia procede a pieno ritmo. Sono più di 7 milioni e 700 mila le dosi somministrate e più di un cittadino su quattro ha completato il ciclo vaccinale. Siamo uh, su una, uh, un andamento che uh, ci dà uh, circa... 100.000 vaccinazioni, eh, somministrazioni alla, al giorno e eh, continuiamo a ritenere che saremo la prima regione a raggiungere l'immunità di comunità, probabilmente eh, intorno ai primi di luglio. Numeri che si affiancano a quelli incoraggianti sull'andamento della pandemia. Il tasso di incidenza eh, su 100.000 abitanti è sceso a 15,6, l'RT a 0,67, i ricoveri sia in ospedale che, le che nelle rianimazioni sono scese, negli ospedali all'8%, nelle eh, rianimazioni al 7%. Dobbiamo eh, proseguire su questa strada della vaccinazione e dobbiamo insistere ancora su quelle persone che non hanno aderito alla campagna vaccinale. Resta alta l'attenzione sulle varianti e l'assessore Moratti ha annunciato che la Lombardia a breve sarà in grado di sequenziare tutti i tamponi positivi. Questo ci permetterà di tenere sotto controllo le varianti, soprattutto quelle che sono, uh, si chiamano uh, variants of concern. Uh, in questo momento nella nostra regione uh, abbiamo circa il 68% di variante inglese. Abbiamo l'1,7 di variante indiana, l'1,1 di variante brasiliana e lo 0,3 di variante eh, sudafricana. Eh, e con questo potenziamento del, dei sequenziamenti sicuramente andremo a, a migliorare la nostra capacità di tenere sotto controllo eh, tutte le, le, le varianti. Rispetto a questo eh, vorrei sottolineare che tutti i vaccini... Eh, hanno, danno una buona copertura rispetto alle varianti.